Coach, per tre quarti avete giocato praticamente alla pari di Partenope, poi negli ultimi 10 minuti cosa è successo? Purtroppo le partite durano 4 quarti, dovevamo chiedere una deroga e finirla al terzo perché le energie erano sinceramente poche, siamo arrivati un po' in riserva e loro invece sono saliti perché sono tanti, sono fisici. Noi non abbiamo capitalizzato i momenti buoni, alla fine nei break abbiamo chiuso sempre troppo vicini al di là di quello che avevamo prodotto e in una gara come questa la paghi. Poi il primo tempo eravamo già in problemi di falli troppo presto, io sinceramente la voglio rivedere perché secondo me gli arbitri sono stati molto bravi, ma qualche fischio un po' che ci ha messo in difficoltà c'è stato complessivamente nella rotazione, parlo, non nel singolo episodio. Ha vinto meritatamente la Partenope perché ha giocato la solita gara di grande fisicità e bravi loro. Sei soddisfatto della prestazione dei tuoi ragazzi? Ah, assolutamente sì, non si può dire nulla, tranne qualche passaggio a vuoto, però ci sta onestamente, ci sono tante persone che questo livello non l'hanno mai fatto, ci può stare che ci sia un'amnesia, il problema è che con queste squadre qua l'amnesia la paghi perché è tutta gente pronta, esperta, scaltra, che se non fai un taglia fuori ti prende il rimbalzo, che se fai una lettura difensiva sbagliata ti punisce e quindi dobbiamo essere più bravi a mantenere il livello alto della concentrazione e poi c'è bisogno che comunque Darius dia una mano più sostanziosa a Fabrizio Trapani, perché se aspettiamo che lui canti e porti la croce tutte le partite diventa sinceramente complicato. Nell'ultimo quarto avete fatto un po' di fatica a trovare la via del canestro col punteggio che si è mosso dopo diversi minuti, avete pagato probabilmente questa difficoltà a muovere il punteggio con Partenope che poi ha preso fiducia e avanti nel punteggio ha portato in porto la partita. No, abbiamo avuto difficoltà a muovere il pallone, erano tutti attacchi di palleggio, non erano più attacchi di passaggio, ci è mancata la capacità di andare in aria con costanza, un po' perché la loro fisicità è importante, un po' perché le nostre attitudini non sono delle migliori per andare vicino al ferro, però ribadisco, cioè, secondo me dovevamo essere più bravi a finire meglio i quarti, perché quando abbiamo prodotto uno sforzo poi abbiamo sempre chiuso troppo vicini e alla fine la loro forza fisica soprattutto, perché ruolo per ruolo erano abbastanza più grossi, è venuta fuori. Abbiamo sofferto al rimbalzo, ma lo sapevamo. Dovevamo essere più bravi nelle situazioni di palle toccate, a farci trovare pronti. Ricordo sotto sul più 6, l'errore loro, hanno trovato un rimbalzo d'attacco che non ci doveva essere, canestro e fallo, si sono rimessi a meno 3. Quelli sono i momenti in cui non dobbiamo fare questi errori, però sinceramente poi vai a vedere chi lo fa e non gli puoi dire niente perché Fabrizio ha giocato 37 minuti e quindi va bene così, forse anche di più. Quanto pesa, se pesa, questa sconfitta e come si riparte martedì? Oh, no, figurati, pesa come tutte le altre, no? Non abbiamo nessun tipo di problema. Dobbiamo ripartire facendo il migliore allenamento possibile, come facciamo sempre, e provare a migliorarci nelle situazioni tecniche che ci propongono, perché dobbiamo leggere le cose in 4 almeno, se le leggiamo in 3 facciamo fatica contro queste squadre qua e questa è l'unica cosa che posso provare a migliorare, perché poi dal punto di vista dell'impegno non c'è proprio nulla da dire, alla fine sono mancate proprio le gambe, andavano al doppio, sapevamo di dover soffrire al rimbalzo, però lì bisognava fare un lavoro migliore di squadra. Troppe volte abbiamo lasciato i nostri finti lunghi contro i loro lunghi veri e lì se loro sono bravi a toccarla poi dobbiamo arrivare prima noi, che è facile a dirsi ma non è così immediato poi nell'applicazione.